caldo, una vita disadorna, senza luci, senza sprazzi, senza corse. Nessuno che ti guarda, nessuno che ti chiede, nessuno che ti dà un appuntamento. A che serve rimanere? A che serve progettare? A che serve solamente camminare? Quando manca la parola, l'energia nell'attenzione, il gusto semplice privato di una gioia, allora si richiamerai, allora tu li sentirai. Agli amici, degli amici, con le mani, con le facce, loro sanno sempre cosa dire, sanno cosa fare, ma gli amici, degli amici, che tu hai vedi nelle stanze. Perché dobbiamo imparare oggi a leggere la parte, che ormai la conosciamo un pochino, e a guardare il maestro che era l'attacco. Perché oggi sarò io, e quando faremo il campeggio sarà il professore Michele Magno, che è uno molto preciso, molto esigente, e quindi dovete stare a suonare e guardare. Ok? Un progetto positivo, i ragazzi hanno aderito con grande entusiasmo. C'è stata veramente una verifica finale, anche un saggio finale che ha dimostrato quanto siano stati seguiti bene e quanto abbiano recepito bene. Istituto Pascoli è impegnato da diversi anni lungo il percorso dell'educazione musicale e l'apprendimento dello studio dello strumento. Quindi l'iniziativa che è partita dal Comune di Urbino e che ha visto impegnata la Cappella Musicale e ci ha coinvolto è stata soddisfacente. Io ho ripetuto già diverse volte al maestro Mangani che i maestri della Cappella Musicale diplomati tutti al conservatorio, hanno avuto qualità speciali per poter coinvolgere e promuovere lo studio dello strumento ai bambini, e sono molto soddisfatta perché i bambini sono entusiasti, li sento suonare, continuano a suonare, ad esercitarsi, e quindi siamo in linea con quelle che sono le indicazioni ministeriali che con la circolare ministeriale 8 del gennaio 2011 promuove proprio l'insegnamento della musica e quindi dello strumento nelle scuole. Speriamo che questa iniziativa possa continuare e che questa scuola possa essere ancora partner della Cappella Musicale del Comune nel prosieguo di questo progetto. C'è stata la neve quest'inverno, per esempio, non potevano essere presenti, si lamentavano se si prendeva proprio in quel giorno, no? In cui doveva andare l'insegnante di strumento. La musica è sicuramente fondamentale, soprattutto nei primi anni di vita, perché sviluppa sicuramente la capacità recettiva del sistema nervoso. Noi impariamo spesso ascoltando suoni. Il suono permette chiaramente una migliore interconnessione tra neuroni cerebrali. All'interno del grembo materno già ascoltiamo la musica, i suoni. Quindi sicuramente, oramai ci sono state ricerche anche a livello internazionale, è assodato, è certo che la musica favorisce anche l'apprendimento di altre discipline, non c'è dubbio. Pam pam pam, prova da sola. Avere pane caldo, una vita disadorna, senza luci, senza sprazzi, senza corse. Nessuno che ti guarda, nessuno che ti chiede, nessuno che ti dà un appuntamento. A che serve rimanere? A che serve progettare? Allora mi risulta che cominciamo con
musica di classe, vero, un pochino all'inizio, e poi fate un po' di musica di insieme con il maestro Michele, che quel bel ragazzo biondo che conoscete, quando si fa musica tutti insieme la si fa con lui. E quel ragazzo biondo, bello. Quando si fa musica di classe la fate con i vostri insegnanti, che sono Laci, Andrea, Matteo, e poi Daniele. Adesso magari a noi ci serve i primi due. Andiamo a allora. Avere pane caldo, una vita di Sadorna, senza luci, senza sprazzi, senza corse. Nessuno che ti guarda, nessuno che ti chiede, nessuno che ti dà un appuntamento. A che serve rimanere? A che serve progettare? Betta Robby. Calmi ragazzi, Matti. Buongiorno. State calmi. Chi è che ha aperto la finestra senza il mio ordine? Momo. Senza luci, senza sprazzi, senza corsi. Nessuno che ti guarda, nessuno che ti chiede, nessuno che ti dà un appuntamento. Avere pane caldo, una vita di Sadorna, senza luci, senza sprazzi, senza corse. Nessuno che ti guarda, nessuno che ti chiede, nessuno che ti dà un appuntamento. A che serve rimanere? A che serve progettare? A che serve solamente camminare? Quando manca la parola, l'energia nell'attenzione, il gusto semplice e privato di... Anche di pensare, oltre che a fare le note, ad ammorbidire questi suoni e trovare un suono più arrotondato. Tutto si ottiene, capito, cercando di capire qual è il modo di soffiare più giusto. Una, due, allì. Non è un'area riservata a pochi talenti, ma deve diventare una componente della cultura di base di tutti i cittadini. Avvicinare i giovani alla musica, sia sotto il profilo teorico che sotto quello della pratica strumentale, è fondamentale. Le nostre bande, le quali senza un ricambio generazionale sarebbero destinate ad interrompere l'attività in pochi anni. La finalità principale del progetto è quindi di creare condizioni di contesto utili a far maturare progressivamente in bambini e giovani la padronanza del linguaggio musicale, anche in riferimento alla pratica di diversi strumenti musicali, così da arrivare nel tempo alla creazione di bande giovanili. 7 suoni.
Giacomo, Elena, Lucia, Laura, Samuele, Alessandra, Cristo, Christopher, Daniel, Elisa, Cecilia, Michela, Elisabetta, Sofia, Matteo, Stefano, Elia. Avere pane caldo, una vita di s'adorno, senza luci, senza sprazzi, senza corse. Nessuno che ti guarda, nessuno che ti chiede, nessuno che ti dà un appuntamento. A che serve rimanere, a che serve progettare, a che serve solamente camminare. Quando manca la parola, l'energia dell'attenzione, il gusto semplice privato della gioia. Zaira, allora si richiamerà Paolo. Come? Gianmarco, Matteo, Cristiano, Martina, Sofia, Cristiano, Leo, Samuele, Francesca, Gabriele. Avere pane caldo, una vita di s'adorna, senza luci, senza sprazzi, senza corse. Orchestra giovanile 7 suoni.